Ciao a tutti e a tutte, sono qui con Alessandra, che vi presento, in realtà la conoscete già, è la nostra vicepresidente del movimento. Ciao a tutti e grazie Chiara per l'ospitalità nella tua pagina. E oggi torniamo, dopo questa piccola pausa che c'è stata, ad aggiornarvi su quello che sta accadendo qui alla Camera a Roma, e in particolare oggi parliamo di un decreto, che è il decreto aiuti quater, quindi il quarto intervento, che in teoria dovrebbe aiutare, ma purtroppo aiuta ben poco famiglie e imprese, è proprio quello di cui vogliamo raccontare. Un decreto su cui è stata messa la fiducia oggi, quindi non c'è la possibilità di emendarlo sostanzialmente, di provare a modificarlo, anzi tutti i nostri emendamenti, perché già passato al Senato, sono stati bocciati, quindi non c'è stata possibilità, e che per noi è un decreto molto critico per tanti motivi. Innanzitutto il primo è che purtroppo, come ben sappiamo, sul tema caro bollette, energia è assolutamente insufficiente. Ma voi, perché questo decreto dovete sapere che si chiama Aiuti Quater, ma in realtà smantella due misure fondamentali del movimento di cui vogliamo parlare. La prima è il superbonus e la seconda non la smantella, ma purtroppo la riporta, nonostante ci sia stato un referendum che è vero che non ha raggiunto il quorum, ma chi ha votato ha espresso in modo evidente la sua volontà, e cioè riporta le trivelle. Quindi riprendiamo anche questo strumento. Purtroppo dannoso dal punto di vista economico, o meglio ambientale soprattutto, ma anche con costi, non lo spiegherà meglio Alessandra di me, maggiori di benefici, quindi torniamo a trivellare il nostro mare. Ma partiamo un attimo dal superbonus, poi ovviamente scriveteci in diretta, saluto tutti coloro che stanno scrivendo, Alessandro, Giulia, Mario, e risponderemo alle domande che ci avete anche fatto. Cosa fa questo decreto, che appunto aiuti in realtà non è, su Superbonus? Sostanzialmente lo smantella, perché da un lato riduce la percentuale, il famoso 110, che era una sorta di spinta importante al sistema, al mondo dell'edilizia. Ricordiamo che ha creato 900.000 posti di lavoro, ha contribuito per buona parte dell'aumento del PIL che c'è stato, quel 6,5 abbondante, e viene praticamente smantellato perché si riduce dal 110 al 90%, cambiando di nuovo le regole in corsa, e quindi mettendo in evidente difficoltà chi aveva già fatto partire un iter. Ma soprattutto, al di là del tema della percentuale, che ricordo era già previsto un decalage, ma tra un anno, per dare tempo appunto di procedere con le regole che c'erano, non sblocca i crediti, che è quello di cui c'è bisogno, cioè far ricircolare i crediti fiscali. Noi avevamo ad esempio chiesto di poter utilizzare e quindi compensare con gli F24 per scaricare i cassetti fiscali, questo è stato non possibile, non bocciato. Quindi smantella e distrugge, dal nostro punto di vista, uno strumento così importante come il superbonus, che aveva una sua evoluzione, che sarebbe già andato a naturale scadenza e revisione e sarebbe stato stabilizzato a partire dal 2024. Invece questo 2023 purtroppo ha questo importantissimo e purtroppo dannoso scelta che ha fatto il governo Meloni, peraltro consapevole, con un'evidente contraddizione, perché è l'opposto di quello che ha detto in campagna elettorale, ma purtroppo ci stiamo abituando anche a questo. A proposito di contraddizioni, Gaetano, giustamente ci ricordi, la Meloni era contro le trivelle, sì lo era, ma ci stiamo abituando alle contraddizioni. Adesso passo la parola a Alessandra, che mi spiega che cosa c'è in questo aiuti quater proprio sul tema delle trivelle. Sul tema delle trivelle, come è stato ricordato da Gaetano correttamente, nel 2016 la Meloni ha fatto campagna dicendo che lei assolutamente non avrebbe voluto ripristinare le trivelle. Hanno sostenuto questa posizione per poi oggi riportarle all'interno di questo decreto, che è una cosa assolutamente anacronistica, ma per un motivo molto semplice. Il nostro paese ha bisogno di 76 miliardi di metri cubi l'anno di gas. Sapete quanto questo governo, con questo decreto, ne riproduce? Ne riproduce una quantità che è assolutamente minimale, circa 15 miliardi in 10 anni, circa, voglio darvi il dato esatto, il 2% del fabbisogno nazionale. Quindi noi stiamo danneggiando l'ambiente, stiamo comunque andando contro quello che ci siamo detti in questi anni. I temi ambientali li conosciamo tutti molto bene, per dire che noi per il 2% del fabbisogno italiano stiamo pensando di irrimediabilmente creare problemi al nostro mare. Ricordiamo che noi, il Movimento 5 Stelle, ha portato l'ambiente in Costituzione, abbiamo combattuto per avere la tutela dell'ambiente in Costituzione, e la risposta adesso è trivelliamo come se non ci fosse un domani. Quindi intanto è inutile il fatto. Poi abbiamo sentito anche delle posizioni esoteriche, per esempio ieri l'onorevole della Lega, la voglio citare correttamente, l'onorevole Comaroli, che ci ha spiegato che se noi non estraiamo il gas dall'Adriatico ce lo ruba la Croazia. Anche qua fake news e dei dati. Quanto gas serve alla Croazia? La Croazia è un paese con 4 milioni di abitanti e gli serve circa 2 miliardi e mezzo, ricordo 2 miliardi e mezzo contro i 76 miliardi di metri cubi che servono a noi. Quindi ne estraggono 1 miliardo e 2.
che il 50% le fa bisogno, quindi dalle loro concessioni certamente non rubano niente a noi, quindi 1,2 miliardi di gas contro i 76 miliardi l'anno che servono all'Italia. Questo è sempre utile capirlo e ricordarcelo, perché altrimenti quando la gente ci parla di mele e noi parliamo di pere è difficilissimo che ci incontriamo, e questo ci fa capire anche quanto distante sia come dire, la posizione ideologica di queste persone, la disonestà intellettuale di quando si parla di questi temi. È un'operazione elettorale, è assolutamente incoerente. Ripeto, una forza politica che nel 2016 ha detto che trivellare era male, adesso ci sta dicendo riprendiamo a trivellare per il 2% del fabbisogno in Italia, a rischio dell'ambiente. E continuiamo a rispondere alle vostre domande, perché tra l'altro in tanti state commentando in diretta, molti temi sono ripetuti. Allora inizio su un tema che so che è molto caro a tantissime donne, non solo, cito Valeria, Antonella, Michela, Cesare e Yolanda, che mi chiedono di Opzione Donna. Purtroppo anche nel mille proroghe era stato promesso un intervento che evidentemente non c'è. Noi continueremo a fare la nostra battaglia, a monitorare, continuate anche voi. Questo è un tema per noi prioritario, ed è un tema di dignità per le tante donne, nonché anche di giustizia sociale. Quindi su questo noi continueremo a battagliare. Adesso, ad oggi, al momento, neanche su mille proroghe è previsto un intervento. Luciano, giustamente, anche commentando quello che diceva Alessandra, ci scrive che Meloni sta facendo il contrario di quello che ha detto in campagna elettorale, ed è proprio così, piena di contraddizioni. Adesso oggi parliamo delle trivelle, ma pensiamo al MES. Il governo Meloni era il governo che diceva, anzi attaccava noi, della ratifica che non c'è stata, e oggi è pronta a ratificare il MES. Parliamo di un altro tema, l'austerity. Diceva che bisognava dare soldi a tutti durante la pandemia, e oggi fa una manovra che è in perfetta continuità col governo Draghi, anzi puramente austera, anzi peggio. Il super bonus lo spingevano in campagna elettorale, anzi diceva che Draghi doveva allargare di più, e cosa fanno? Lo stanno distruggendo. Per poi arrivare al tema di questi giorni, che tra l'altro è una delle tante domande, Frank e anche Francesca che raccontava la sua vita di pendolare, le accise, il taglio delle accise. Cioè, voi vi ricordate il video di Meloni che è andata alla pompa della benzina e faceva vedere con due cartelli che pagava 50 euro di benzina, e di questi, se non erro, 35 andavano al fisco ed era un qualcosa di indecente, e che avrebbero tolto le accise? Sapete cosa ha fatto questo governo? Sapete perché state pagando di più la benzina in questo momento? Perché consapevolmente, politicamente, quindi responsabili, hanno fatto due interventi. Il primo con un decreto a novembre, in cui hanno tolto i primi 18 centesimi di sconto sostanzialmente sulle accise, e poi con la manovra di bilancio hanno tolto il restante, quindi quei 30 centesimi tra accise, taglio alle accise e IVA, sostanzialmente ricadono sui consumatori. E guardate, non è solo un tema che riguarda i trasporti, quindi chi guida l'auto, è un tema molto molto impattante, perché nel momento in cui stiamo vivendo caro bollette, inflazione, questo effetto del caro benzina si traduce anche in un effetto indiretto, cioè dei trasporti che poi vanno sui beni alimentari. Arriviamo già da mesi in cui pane e pasta sono aumentati in modo molto molto forte, quando i salari purtroppo rimangono sempre uguali. Tra l'altro il governo sul salario minimo proprio non ne vuole sapere, sappiate, la nostra mozione l'hanno già bocciata. Quindi questo caro benzina, voluto politicamente, perché hanno fatto un intervento per togliere gli sconti che esistevano, nonostante dicessero in campagna elettorale che bisognava proprio togliere il tema delle accise, ha un effetto anche, rischia di avere un effetto importante, indiretto, sul prezzo, ad esempio, dei beni alimentari. Quindi è molto molto grave, ed è molto grave che non se ne assumano la responsabilità politica, perché stanno gridando alla speculazione, magari qualcuno lo sta anche facendo, ma è evidente che il tema è economico. Se togli uno sconto, cosa puoi immaginare? Che il prezzo scenda o che salga? No, sembra evidente, lo capisce credo chiunque. Quindi vi stanno anche prendendo in giro, cercando un capro espiatorio che è al di fuori delle loro responsabilità politiche. Lascio la parola a Alessandra, che aveva altre domande a cui rispondere. Sì, io avevo una domanda di Giulio che ci chiedeva se in questo decreto finalmente fanno il disaccoppiamento del prezzo dell'energia elettrica e del prezzo del gas. Assolutamente no. Ovviamente per loro trivellare è molto più importante di invece disaccoppiare i due prezzi. Quindi noi ci ritroveremo ancora un prezzo dell'energia che al momento è legato ancora al prezzo del gas. Quindi questo sicuramente non farà bene alle bollette elettriche. Tra l'altro non tiene neanche conto, e questa è una cosa dal mio punto di vista assolutamente grave, del fatto che in Italia, per scelte che sono state fatte
fatte negli ultimi 15 anni, 20 anni, noi produciamo tantissima energia elettrica con il gas e quindi siamo chiaramente soggetti al prezzo del gas per la produzione di energia elettrica. Quindi questo come paese, come competitività, ci danneggia ancora di più ed è un problema. Quindi nelle priorità di questo governo evidentemente il disaccoppiamento non è una cosa assolutamente prevista. Noi lo stiamo chiedendo da tempo, l'avevamo messo anche nei temi di campagna elettorale, anche perché il prezzo delle rinnovabili in questo momento, per darvi dei dati, sempre a me piace, io sono donna di numeri, mi piace darvi dei dati, il prezzo delle rinnovabili è circa 60 euro a megawattora. Per farvi capire, il PUN, che è il prezzo unico nazionale di energia elettrica, quindi quanto costa l'energia elettrica all'ingrosso e poi noi la paghiamo le nostre bollette con gli oneri famosi di cui parlava Chiara, parlava per la benzina, esistono anche per l'energia elettrica, ecco, noi la paghiamo circa dai 250 ai 200 euro megawattora. Quindi per questo, per farvi capire quanto invece sarebbe importante introdurre anche questo tipo di disaccoppiamento e quanto ci farebbe risparmiare. Prima di lasciare la parola a Alessandra, perché ho visto che c'era una domanda mentre parlavi, Alessandra, sulla sanità sarda, e tra l'altro Alessandra è sarda, quindi è proprio la sua terra, sicuramente vi dirà, tra l'altro ci sono problemi dappertutto in Italia sulla sanità e questo governo sulla sanità di nuovo in manovra non è stato all'altezza, anzi voi considerate che è vero, hanno messo come dicono loro 2 miliardi, ma di questi circa 1 miliardo e 8 è dovuto solo a coprire il caro bollette e quindi in realtà si torna a un'esperienza di non aver imparato la lezione della pandemia, quindi si torna a tagliare sulla sanità, sulla scuola e questo è inaccettabile. Però volevo rispondere a Sergio che diceva l'Europa ci inviterà a usare il MES, io non so se l'Europa ci inviterà a usare il MES, so che noi sosteniamo, abbiamo detto, l'abbiamo fatto, che il MES è uno strumento attualmente superato ed è superato grazie a quello che ha fatto il Presidente Conte in Europa, cioè durante il periodo della pandemia ha avuto un approccio finalmente espansivo che permette, ed è quello che auspichiamo anche in questo momento di crisi, all'economia e quindi a queste scelte di debito comune dare degli strumenti di protezione sociale ma anche di ripresa economica, per cui non si vada invece nella direzione in cui sta andando questo governo, contro peraltro le sue promesse, cioè verso l'austerity, cioè tu quando hai una crisi puoi avere due approcci, espansivo, quindi uno Stato che immette risorse per accompagnare le famiglie, le imprese, per creare ovviamente occupazione, oppure puoi avere un approccio di austerity, cioè di taglio. Noi siamo per la prima ipotesi, questo governo evidentemente purtroppo è per la seconda, dico purtroppo per tutti noi. Ma che cos'è la questione del MES? Cioè il punto del MES per noi è che è uno strumento obsoleto e su questo la Meloni si dovrà confrontare, perché tra l'altro, attenzione, ci sono due temi, cioè il tema della ratifica del MES, cioè di prendere atto di alcune modifiche, e c'è un tema che riguarda l'attuazione del MES. Io ricordo a me stessa e a noi tutti che il governo Meloni, o meglio Meloni, a suo tempo era contrario anche alla ratifica del MES al netto del tema del suo utilizzo, e su questo c'è un'inversione che mi sembra assolutamente evidente, con di nuovo un po' l'approccio che dicevo prima che c'è sul caro benzina, cioè non volersi assumere la responsabilità. La risposta è deciderà il Parlamento. Ma non va bene, tu sei un governo, ti devi assumere le tue responsabilità politiche. Ma ormai ci stiamo abituando anche a questo. Vedo che in tanti state scrivendo che è del caro benzina, non torno su quello che ho già detto, posso solo dirmi una cosa, se esiste un decreto del governo che sostanzialmente interviene sul tema delle accise togliendo gli sconti, è inutile parlare di speculazioni, è evidente, ripeto, che se togli uno sconto questo significa un aumento dei prezzi, è una delle cose più banali e questo governo è colpevole due volte. Perché lo ha fatto senza, prendere atto di quelle che sarebbero state le conseguenze, cioè l'aumento dei prezzi, oltre all'aumento della benzina, perché ci sarà questo rischio importante dal punto di vista dell'inflazione, e c'è una seconda responsabilità, cioè che non si assume questa responsabilità, cercando, ripeto, un caprio, un qualcuno con cui prendersela al di fuori del lato politico. Lascio Alessandra sul tema della sanità. Sì, ne approfitto per dire una cosa veloce. Noi in questo momento abbiamo purtroppo in Sardegna la peggiore giunta possibile, non lo dico per dire, perché è evidente che anche sui temi della sanità stiamo veramente arrivando al collasso.
basso. Vi potrei parlare di ospedali che stanno rischiando di chiudere, del pronto soccorso di Ozieri, che l'altro giorno, che è un piccolo paese all'interno della Sardegna, che è rimasto chiuso di notte per mancanza di operatori, quindi se uno ha la sfortuna di sentirsi male lì, deve ovviamente affrontare le conseguenze. Potrei farvi tanti esempi, però c'è un tema a cui mi voglio riallacciare, questa fantastica e incredibile autonomia differenziata che Calderoli sta portando avanti. Che cosa vuole fare Calderoli con l'autonomia differenziata? Vuole fregarsene dei cosiddetti LEP, che sono le prestazioni essenziali, che fanno in modo che il nostro sud del paese, anche le isole, siano equiparate in termini di servizi essenziali con il resto dell'Italia, perché io lo ricordo, da sarda le tasse le pago esattamente uguali alla Lombardia, le pago esattamente uguali al Veneto e qualsiasi altra regione d'Italia, e invece veniamo trattati come cittadini di serie B. E che cosa vuole fare l'autonomia differenziata di Calderoli? Vuole fare in modo che la sanità ovviamente arrivi in pianta stabile e ancora di più rispetto a quanto già è alle regioni. Lo vuole fare con l'istruzione, creando gli stessi danni che sono stati creati anche per la sanità, per farvi un esempio. Quindi sicuramente è un tema che solleverà tanti problemi su cui noi faremo ovviamente battaglia. Per quanto riguarda la sanità, noi abbiamo già evidenziato i problemi, ma siccome siamo propositivi anche per la Sardegna, stiamo portando avanti le nostre proposte, e in particolare una: la riforma dell'articolo 5. I dirigenti sanitari devono essere assunti per concorso e non per ruoli fiduciari, perché la politica, e io lo dico da politica, deve tenere giù le mani dai ruoli tecnici. Questo è un dovere. Grazie Alessandra. Gio, dicevi opzione donna, ne ho parlato prima, quindi se poi ti riascolti lo trovi. Comunque continuiamo a tenere alta l'attenzione. Purtroppo, come dicevo, non c'è assolutamente nulla su mille proroghe, a differenza di quello che era stato promesso attualmente, rispetto alla versione che ovviamente è stata approvata e che poi dovrà ancora fare il suo iter, quindi Senato prima e poi Camera. Io vi ringrazio, come sempre torneremo a aggiornarvi la prossima settimana cercando di raccontarvi un po' di quello che succede qui. Il prossimo passo è quello che vi dicevo, cioè oggi hanno posto la fiducia, quindi non c'è possibilità di emendare sostanzialmente il testo, per cui domani riprenderemo i lavori d'aula con fiducia, e poi ci saranno anche tutte, sì Claudio, ne ho parlato prima di opzione donna, e poi anzi grazie che ci state supportando e state facendo questa battaglia anche al di fuori del Parlamento, come giusto che sia, speriamo sia il più trasversale possibile, e ci aggiorniamo nei prossimi giorni, e grazie per tutto il supporto che ci date. C'è Rosa che scrive che l'autonomia differenziata è una vergogna, ne parlava prima Alessandra, lascio anche parola a Alessandra che vi saluta. Sì, grazie mille a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci, grazie per l'ospitalità Chiara, per aver potuto utilizzare anche il tuo mezzo, la tua pagina, per poter parlare di cose a me care, come per esempio anche della Sardegna, quindi non solo di questo orrido decreto che, ricordo, 14 miliardi, 10 erano stati già stanziati, quindi anche tutte le cose che raccontano che questo governo sta distribuendo soldi erano soldi che non sono stati messi da parte dal governo precedente. Quindi grazie veramente Chiara, grazie a voi per la pazienza, e noi ci siamo, e soprattutto non abbiamo la minima intenzione di arretrare un millimetro, ci siamo e combattiamo sempre, ogni giorno. E buona settimana, e ci sentiremo, ci vedremo la prossima. Ciao a tutti e a tutte.